Siamo nella Luganega, una zona ancora inesplorata del Canton Ticino. È il 25esimo compleanno di Gervasoni e il più famoso stilista Rosso Crociato per l'occasione organizza una festa che rimarrà negli annali delle cronache rosa. Tutta la Jet Society delle Valli è accorsa per vedere da vicino il suo figlio prediletto. Tra gli invitati illustri non poteva mancare Michelle, la top model che un recente sondaggio ha indicata come la donna che tutti gli svizzeri vorrebbero avere come amante. Non è immune da quell'irresistibile fascino anche Gervasoni. Posso offrirti qualcosa da bere? No, non bevo, grazie. Vuoi un Bloody Bellinzona? Oh, sì, ho fatto io con le mie manine. Per tutta la notte la corteggia ormai senza ritegno. E tocca a te! Senti, c'hai ragione, Gervasoni. E boh, un bel giro, tocca a te! Bella festa, Gervasoni! Ma le attenzioni di Michelle sono tutte per Rezzonico, il quale, reso ebro dalla sua ultima conquista, si diverte a dileggiare il suo storico rivale. I need you. Cambia, Gerva, cambia! Mai umiliare uno stilista, la sua ira potrebbe portare a tragiche conseguenze. Michele, pasticcino. Guarda, è arrivato lì. Che caso. Vacca, se me la ricordo quella festa. C'era quello lì piccolino col nasone che mi tampinava, mi stava proprio qui, mi stava. E poi c'era quello bello, quello mi piaceva. Aveva quel leggero difetto di pronuncia che lo rendeva proprio affascinante. Poi a un certo punto è sparito. Ma che gli uomini sono proprio bastardi, né? Allora, bella questa festa, eh? Ci si diverte un casino, eh? Come ti chiami, eh? Madonna, che begli occhioni che c'hai, eh? Sono proprio... Ciao, Gerva! Qua la mano, tanti auguri! Grazie! Che bel palloncino che... Che ride! Che bella festa, Gerva! Che bella festa! Michel! Me lo ricordo bene quel giorno, era la festa del mio compleanno. Solo che quello lì, quello che mi sta sulle balle, mi combinava un sacco di scherzi. Allora cosa ho detto? Te ne faccio uno anch'io. Sì, ma innocente, eh. Ti aspetto fra 10 minuti in cucina. Sono pazza di te, tua Michelle. Postscriptum, mi arrabbi un casino. L'ingenuo Rezzonico è inconsapevole che sta andando incontro alla morte. Se lì è uno, due, go! Aiuto! Michel, aiuto! Ma ognuno di noi ha un angelo custode e quello di Rezzonico di nome fa Uwe. Era il mio turno di riposo e mi dedicavo al mio hobby preferito, che è pattugliare le strade del mio cantone. Quando a un certo punto ho sentito come un brivido e ho detto Rezzonico. Invece no, avevo la febbre. Ma brutta, né? Solo che era tutto troppo tranquillo. E quando tutto è troppo tranquillo vuol dire che c'è qualcosa che non va. E allora mi sono messo a correre. Di brutto, né? Oddio, che effetto. C'è la tua lingua. Oddio. Aiuto. Aiuto, non riesco più a muovermi. Che genio, aiuto, oddio, sto morendo. La situazione appare disperata, non certo per il braccio intelligente della legge. La soluzione è tanto semplice quanto geniale. Un corpo freddo è del tutto simile ad una cotoletta. Se lo vuoi riscaldare, basta metterlo in forno. Thank you.
ciò che finisce bene. Poteva rimanere offeso di brutto, né? Oh, mi sento bello croccante, eh? Se avevo un po' di ketchup gli davo un morso volentieri, né? Scherzavo? No, torniamo alla festa! Sì, certo. Andiamo, ti faccio conoscere. Che sei?